Buongiorno ragazze, oggi è giovedì mattina e niente, sto aspettando che Giuliano viene qua alla macchina, che sono dovuto uscire per forza perché dobbiamo dei giretti che dobbiamo fare per forza. Allora, vorrei approfittare subito per ringraziarvi tutte quante, veramente dalla prima all'ultima, per tutti i pensierini che mi avete lasciato per Michele mio. E grazie, grazie di cuore, veramente. Siete tanto tanto care, veramente grazie. Qua ancora stiamo chiaramente malissimo. I canetti non sono più loro. Cioè la mancanza di Michele si sente tantissimo, soprattutto su Lucifer. Cioè in genere loro che hanno la stanza quella proibita, no? Che è il bagno, che io tengo sempre chiusa perché se no entravano dentro mi pisciavano sul tappeto. Insomma, c'erano le lotte puniche proprio in bagno, mi seguivano sempre quando andavo a fare pipì, eh. Posso lasciare la porta del bagno aperta e nessuno entra. Non mi seguono più come facevano prima, perché prima io mi muovevo tutti e tre appresso, tutti dietro mamma. Qualsiasi stanza io andassi, qualsiasi cosa io facessi. E invece se ne stanno in cuccia. E se non vado io lì per accarezzarli, non vengono proprio. E mo non so come fa con loro. E anzi, se vi viene in mente qualche idea su come posso fare, io ho pensato che mo li faccio fare più passeggiate, capito? Però il tempo è quello che è. Mo vabbè, per esempio oggi non sta piovendo, per fortuna, solo che io mo sto andando a fare questo appuntamento con Giuliano, che è importantissimo. Non ci sarei andata, sinceramente, però ci devo andare per forza. E poi vediamo a seconda di quella di turno, anche perché io ho ancora dei dolori allucinanti alle ossa, ma soprattutto adesso all'interno coscia sinistro, che mi è ritornato 3 volte tanto, perché col fatto che successe di Michele è come se l'adrenalina, capito, ti facesse andare via tutti quanti i dolori. E quindi il giorno dopo, quindi ieri praticamente, sono stata proprio male male male. E oggi tanto tanto male all'interno coscia. E poi volevo chiedervi anche una cosa, volevo chiedervi se conoscete, perché io ho contattato una ragazza che mi segue anche sul canale e tutto quanto, e lei fa augurimi, che sono quelle cose, quei pupazzetti fatti con l'uncinetto, no? Solamente che lei ha detto che non fa delle cose realistiche. Non so se avete notato quelli che ho io con Greta e Cooper. Casomai vi metterò una fotina da qualche parte, ve li faccio vedere più tardi quando rientro. Se conoscete qualcuno che fa questo genere di lavoretti o li fate voi, così fatemelo sapere, così mi ci metto in contatto, e perché mi piacerebbe avere un augurimmi anche di Michele. Perché sì. E quindi niente, poi così mi ci metto d'accordo con le spese, anche la spedizione a Berlino, insomma, ecco, dovete comunque vedere se mi spediscono comunque sia all'estero, chiaramente ovvio pagando la spedizione e tutto. Niente, Giuliano si è perso per strada, io mi sto congelando nel frattempo, che poi neanche lo vedo dove è. Vabbè, niente, ci sentiamo dopo. Allora, tutti i girettini fatti, mi sono comprata anche un paio di scarpe, le ho anche cambiate perché stavo morendo con queste, vi faccio vedere, anche me le ho incartate e io mi sono fatta queste, ecco, già zozzate, guarda, si vedono? Sì, perché sentivo veramente troppo 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 freddo. E mo sto aspettando l'autobus perché Giuliano è rimasto al lavoro. Tra 5 minuti arriva, poi ho un'ora di autobus e poi torno a casa dai miei nanetti. Comunque sono veramente una cretina. Cioè, ero in autobus, no?
sono sbagliata fermata, cioè sto un sacco di tempo prima della fermata mia, quindi mo sto aspettando un altro autobus. Cioè, sto proprio qua la testa, poi più c'ho stretta e torno a casa dei cani e più mi succedono cose. Che giornate proprio, mamma santa. Vabbè, tocca fare. Arrivata adesso a casa, ragazze. I canetti sono stati bravissimi proprio. Non li senti e non li vedi. Che bravi cani che siete! Cioè, non sono neanche venuti in bagno, vi ho detto tutto. Non ve li faccio vedere, Eccoli! Cioè, si è azionato addirittura il flash, regà. Eccolo, il mio Luciferino, me lo fai? Amore mio, e tu, Millina, amore di mamma, amore mio. Amore. sono le 13:30. Sono rientrata adesso, c'ho un casino per casa, ma non me ne frega nulla proprio. Io voglio solamente mangiarmi qualcosa, ho comprato il salame ungherese e il pane di Dinkel, poi ho trovato queste ciabatte qua in offerta a 1,79, quelle che si mettono al forno, però sono belle proprio, eh. Poi ve le faccio vedere quando ne apro una. Una zucca e la maionese, basta, ho comprato due cosette così. Mo mangio al volo un panino e poi mi metto a fare qualcosa se riesco, se me va. Così è. Poi tra l'altro sono passata anche da DM e ho comprato questi patch. Così vado a vedere se riusciamo a togliere queste occhiaie che ho e che se non se ne vogliono andare. Ora deve stare così 20 minuti e via. Ora metto in lavatrice queste due cucce. Ne ho lasciata una sola, i canetti. Così intanto le pulisco queste e magari faccio andare via un po' l'odore di Michele da qua. Più che altro per Lucifer, capito? Quindi ho utilizzato questo qui al posto dell'ammorbidente, gli ho messo un tappino anche nel detersivo, che è il disinfettante, e poi li vado a lavare con questo qui che è quello per i bambini. Vedi, ho preso questo cosciotto di tacchino, lo vado a fare con le zucchine e ora non so se c'ho una carota fuori qua. Aspetta, fammi vedere. Nine. E vabbè, niente, quindi lo faccio solo con questo. Non ci ho proprio pensato alle zucchine, porca miseria, alle carote. Io
io qui ho gli altri canetti, no? Questa è Calzina, Greta e Cupi. E questo è un ritratto che mi ha fatto mia sorella. Qua per il momento ho acceso la candelina che non è mai stata spenta da quando appunto è morto Michele. E qui c'ho la sua ciotola col suo pupazzetto e un capello mio come al solito. Vabbè, fateci caso. Allora, io volevo sapere una cosa. Allora, mi servirebbe da fare un augurimi con Michele, per Michele, capito? Quindi, cioè, non è che devono, cioè, chiaro, non possono essere un ritratto, però, per esempio, Greta era bianca, mi è stata fatta appunto una chihuahuetta bianca, Cupi era di questo colore qui, questo marroncino chiaro, e mi è stato fatto un altro pupazzetto così. Michele, essendo a pelo lungo, magari si potrebbero fare gli augurimi che gli escono fuori, diciamo, dei pezzetti di lanetta fuori, così. Ma adesso non so come spiegarlo. Conoscete qualcuno che fa augurimi e che magari me lo può spedire qua a Berlino? Chiaramente con tutte le spese di spedizione, tutto quanto, o lo fate voi come hobby e magari li vendete o roba del genere. Casomai fatemelo sapere per favore, che poi mi ci metto d'accordo io su tutto quanto, perché vorrei un augurimi per lui. Eventualmente penso di farlo fare anche per Calzina. E quindi niente, se conoscete qualcuno che lo fa questa cosa qua, questo tipo di lavoretti qua di augurimi, me lo fate sapere per favore nei commenti o su Instagram in privato, mi trovate come Ali e Family, insomma almeno lì possiamo dialogare privatamente. E niente, perché appunto vorrei l'augurimi per lui. E niente ragazze, quindi a questo punto io vi saluterei perché sto finendo di fare le scatolette per i cani. E poi mi vado un attimo a riposare che mi è scoppiato un mal di testa che la metà basta. E niente, ci vediamo poi insomma al prossimo video, però grazie infinite a tutte quante. Veramente grazie, 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 grazie.